Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Giustizia, i magistrati, no subordinazione a potere economico. Francia, scontro tra bus e camion, 42 morti. False aziende, perquisizioni in sede INPS. La tensione tra politica e magistratura è meno accesa nella forma, ma più complessa. A dirlo è il presidente dell'ANM Rodolfo Sabelli, durante il congresso dell'Associazione Magistrati a Bari. Sabelli sottolinea che va respinta l'idea che a minori garanzie e a minori controlli possa corrispondere una maggiore crescita e indica i rischi della subordinazione della politica e della giurisdizione al potere economico, denunciando inoltre che c'è stata più attenzione al tema delle intercettazioni che al fenomeno mafioso. È di 42 morti e 4 feriti il bilancio dell'incidente tra un camion e un autobus avvenuto in Francia questa mattina. A bordo del bus c'era un gruppo di anziani, solo 4 sono rimasti illesi. L'incidente è avvenuto vicino a Bordeaux. Dopo lo scontro frontale, i due veicoli hanno preso fuoco. Tra le persone che si sono salvate c'è l'autista del bus, che avrebbe raccontato di non aver potuto evitare l'impatto con il camion. L'incidente è il più grave avvenuto nel paese dal 1982. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e del RIS di Roma hanno eseguito un decreto di perquisizione locale presso la direzione generale dell'INPS e richiesto documentazioni presso le direzioni regionali dell'istituto. Dalle indagini è emersa la costituzione di diverse aziende inesistenti, ubicate nell'agro nocerino sarnese e operanti nel settore terziario come ditte di pulizie, sulle quali insistevano migliaia di falsi rapporti di lavoro al fine di ottenere erogazioni previdenziali e assistenziali dall'INPS. Dirigenti locali e centrali dell'INPS, che hanno omesso i controlli sui dati, sarebbero i maggiori beneficiari dell'erogazione delle somme ottenute illecitamente. La quotazione in borsa di Poste rappresenta l'operazione più importante realizzata nell'Unione Europea quest'anno ed è parte importante della strategia del governo. Così il ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, che ha aggiunto: la strategia delle privatizzazioni del governo andrà avanti con ENAV e Ferrovie. Il ricavato della quotazione di Poste, ha spiegato Padoan, è pari a circa 3,4 miliardi di euro. Ripuliremo Gerusalemme, il paese dagli ebrei. È questa la minaccia lanciata in quello che è considerato il primo video dello Stato Islamico in lingua ebraica, la cui fonte non è ancora nota. Il sito di notizie palestinese Sama News ha pubblicato un video in cui un miliziano incappucciato che parla fluentemente ebraico ed arabo minaccia di uccidere e sgozzare gli ebrei in segno di vendetta per quanto sta accadendo in Palestina. Eravamo consapevoli che il processo di rinnovamento avrebbe potuto creare qualche difficoltà, ma non è assolutamente una giustificazione al 14° posto attuale in classifica. Queste le parole del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, parlando all'assemblea degli azionisti della Juventus sul difficile inizio di stagione della squadra.